Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo come eseguire correttamente lo squat utilizzando i manubri. Perciò sono tre tecniche ben distinte con delle differenziazioni marcate per farvi vedere come si possono svolgere al meglio tre diverse formule, quindi tipologie di squat, tutte quante sempre perfette per attivare le cosce, i glutei, allenare bene la zona lombare, potenziare anche quelli che sono i muscoli delle braccia, perché in una esecuzione ci sarà anche un po' di attivazione delle braccia, e il tutto gestito nel modo migliore proprio per compensare quelle che sono le, ovviamente, le curve che si vanno a creare e le linee da rispettare, perciò schiena dritta, le cosce che fanno con coscia e tibia e polpaccio vanno a gestire un angolo più o meno di 90, anche 85 gradi, se si va un po' di più in accosciata, ecco, cercare di essere il più possibile completi per svolgere al meglio questo tipo di esercizi. Senza perdere tempo, andiamo subito a vederci i tutorial, ma prima iscriviti a WKT Fitness TV. Una volta presi i manubri, iniziamo con la prima tecnica, ovvero lo squat tenendo i manubri lungo i fianchi. Allora, apparentemente sembra la più semplice, però vi posso garantire che non lo è, perché non è facile gestire al meglio la distanza delle braccia senza sbattersi addosso. Quindi qua vedi la postura della schiena, sempre molto dritta, e poi andiamo a vedere invece l'immagine frontale, dove praticamente si creano due binari paralleli alle cosce che già lavorano un po' più strette rispetto ad uno squat fatto appunto con i piedi leggermente più ampi, ottimi per attivare correttamente i muscoli del quadricipite e ancora di più i muscoli del gluteo. Come vedi, la schiena è sempre dritta, il petto in fuori, quando si scende si inspira, quando si sale si butta fuori l'aria. L'altra versione invece è quella con i manubri al centro, fronte e bacino, quindi si scende e si rispetta perfettamente il baricentro. Cosa molto intelligente, perché ci permette, questa è la versione più semplice per questo, di questo esercizio, perché ci permette di mantenere costantemente l'equilibrio. Qualora decidessimo poi di fare lo stesso esercizio lasciando un manubrio e magari prendendone uno un po' più pesante, ora lo andremo a vedere, riusciremo a farlo allo stesso modo, magari però utilizzando, eccolo qui, un solo manubrio, praticamente la stessa identica cosa, però come se avessimo un kettlebell. E ovviamente abbiamo più presa con la doppia mano, incrementando anche oggettivamente e ovviamente il carico. Il terzo e ultimo esercizio che vi propongo è lo squat con le manubri sulle spalle. Come vedi è molto simile agli altri, però è un po' più dinamico e un po' più impegnativo per la parte alta. Una sorta di squat frontale, se vogliamo, con il bilanciere, però un po' più semplice perché i manubri li appoggiamo sulle spalle. Vediamo anche l'ampiezza delle gambe, leggermente più ampia, appunto proprio perché c'è un'attivazione dell'interno coscia e del gluteo ancora più importante, quasi a far poter fare uno squat sumo. Come vedi, anche qui l'inspirazione deve essere fatta scendendo e si butta fuori l'aria quando si risale. Questi tre esercizi possono essere tranquillamente inseriti all'interno della tua routine di allenamento per le gambe o addirittura in un circuito di allenamento. Per qualsiasi aggiornamento o informazione vai sul sito www.ptfitness.com. Grazie mille per aver visto anche questo video, lascia sul pollicione se ti è piaciuto e iscriviti al canale cliccando sulla campanella per non perderti nessun aggiornamento. Cosa molto importante, poi se vuoi vedere i circuiti di allenamento integrali, beh, li troverai tutti quanti nella playlist allenamento a circuito, circuiti funzionali e quant'altro sul canale. Per i programmi invece, quindi con le schede, tutto quanto fatto in modo proprio preciso e adeguato, potrai andare sul sito www.fitness.com dove troverai programmi di allenamento gratuiti e, mi raccomando, tieniti forte, stanno per uscire i veri primi programmi online multimediali. Quindi all'interno del percorso avrai la scheda di 2-3 mesi completa con tutti gli esercizi da fare, la spiegazione fatta da me e da altri colleghi molto in gamba in questo settore e ovviamente i tutorial per tutti gli esercizi. Quindi mi raccomando, iscriviti anche alla newsletter per non perderti l'opportunità di allenarti anche da solo o da sola, comodamente con un percorso completo su misura per le tue necessità. Insomma, oltre a questo, non possiamo far altro che salutarci e vederci al prossimo video. Ciao e buona giornata!